Questo è il tempo della musica. Questo è il tempo di Tempo Zero Gold. Benvenuti amici sulla nostra frequenza nazionale preferita. Sta passando febbraio e febbraio è proprio quasi passato, ultima settimana del mese. Rigorosamente diretta, un saluto a chi ci sta anche guardando in TV perché avete scelto la radiovisione. Un saluto a tutti coloro che invece sono stravaccati sul divano, tutti coloro che, qualunque cosa state facendo, questa è Tempo Zero Gold, questa è la vostra frequenza nazionale preferita. Simone Papini a tenervi compagnia. Il mese di febbraio l'abbiamo vissuto veramente intenso, perché insomma il mese di febbraio è il mese dell'amore, il mese di febbraio il mese di San Valentino, il mese di Sanremo, il mese, giorno dopo giorno, il mese della passione, mese dopo mese, momento dopo momento, e ci siamo noi a tenerti compagnia sulla tua radio preferita. Tempo Zero Gold, iniziamo immediatamente quindi con le nostre note d'autore. Fausto Leali, Io amo. Solamente tú, nada más.
siamo tutti impastati di debolezza e errori. Perdonandoci reciprocamente la nostra sciocchezza. Ecco la prima legge della natura: perdonare le nostre sciocchezze. Voltaire. Tempo Zero Gold. Musica, pensieri, parole d'autore. Se vuoi anche i tuoi sul nostro brand, sui nostri social, per essere sempre più vicini nei pensieri del mondo e della vita. Questo mondo meraviglioso chiamato I Pooh, noi due nel mondo e nell'anima. Questo pezzo musicale è così nuovo che è del 1972, signori e signori, 51 anni fa. E ci sono quei pezzi musicali che non hanno veramente età, ci sono quei pezzi musicali che non hanno veramente altro che spessore e lo tramandano di generazione in generazione e di decennio in decennio. I Pooh per eccellenza musicale sono coloro che hanno unito e uniscono comunque intere generazioni. Benvenuti
benvenuti, dicevamo, è sul finire di questo mese di febbraio che è volato da tanti appuntamenti, che ci ha visti anche protagonisti con World Radio Day e quindi con la giornata mondiale della musica, con Sanremo, come dicevamo appunto mentre andava la nostra sigla, sicuramente, e perché no, anche di grandi appuntamenti, signori e signori, che ci hanno visti nel nostro mondo. A proposito di mondo, a proposito di situazioni che ci vedono protagonisti, dove i genitori spesso e volentieri non sono proprio quei genitori che vorremmo ascoltare, perché spesso e volentieri i genitori sono coloro che dovrebbero proteggere i figli, sicuramente. I genitori sono coloro che mettono i figli al primo posto, sicuramente, però non esiste una regola. Per quale motivo? Voglio portarvi ad Israele, Tel Aviv, una coppia di genitori che si recano appunto all'aeroporto perché avevano comunque eseguito il check-in, come accade in questo periodo dell'era digitale e virtuale, dove si fa molto in virtuale, dove si compra tramite i vari ed eventuali e-commerce, dove si fa spesa negli e-commerce, dove si lavora ad esempio in smart working grazie al Covid-19, lo abbiamo scoperto. Prima lo conoscevano semplicemente unicamente 6.000 persone, adesso invece, anche se aperta e chiusa parentesi, sembrerebbe che dopo la prima e la seconda parte della pandemia lo smart working non sia così presente in molti lavoratori. Ma in realtà qual è la notizia? Ormai, dicevamo, si fa molto in virtuale, molti sostengono che si fa anche molto sesso virtuale. Adesso io non capisco questa cosa, perché poi fare sesso virtuale, insomma, poi c'è a chi piace e a chi non piace. Genitori che a Tel Aviv si presentano all'aeroporto però con un bambino di un anno e combinano veramente qualcosa di increscioso. Per quale motivo? Perché nel momento in cui al check-in la ragazza dell'aeroporto del banco della Ryanair dice e dichiara a questi genitori: signori, va bene, perfetto, avete compiuto nel migliore dei modi le vostre la vostra, comunque il vostro check-in, però dovreste pagare $35 se volete che il vostro figlio sieda con voi vicino, quindi al seggiolino, quindi dei vari passeggeri, o piuttosto che $12.99 se decidete che il vostro figlio può rimanere in braccio a voi. Loro che cosa hanno risposto? No, vi lasciamo qui il figlio. Non stiamo scherzando, vi abbiamo condiviso proprio la notizia, ragazzi. Noi siamo qui per darvi la notizia e per parlarne, noi non stiamo qui assolutamente per giudicare, non siamo nessuno per giudicare, perché insomma, però certe notizie o certe situazioni sicuramente si commentano da sole. Non ne avete abbastanza? Bene, Fabrizio ed Emanuela sono due genitori che si recano anche loro all'aeroporto, manco l'avessero fatto apposta e si messero messi in contatto con questi genitori israeliani. Anche loro vorrebbero passare quindi un paio di giorni, anzi per la precisione una settimana a Bangkok. Anche loro il check-in fatto tramite internet con la loro compagnia quindi di scelta aeroportuaria, si presentano comunque al gate. Il ragazzo questa volta 11 anni. La storia è molto simile. Per quale motivo? Semplicemente unicamente perché nel momento in cui si presentano lì, la ragazza del gate, per completare l'operazione, si rende conto che il ragazzo non ha i documenti a posto e quindi il passaporto è scaduto. I genitori che cosa dicono? Quindi Fabrizio e sua moglie: beh, allora che problema c'è? Chiamiamo il nonno e lasciamo il ragazzo comunque a casa, lo lasciamo alla sala blu, aperta e chiusa parentesi. La sala blu è quel servizio dove per i minorenni e per le persone disabili, i minorenni sotto i 16 anni, vengono comunque accompagnati anche per i traghetti, comunque, oppure per i treni, se non sono in presenza di un adulto e quindi di un genitore. Lo lasciamo tranquillamente alla sala blu dell'aeroporto, perché noi comunque questa vacanza ce la dobbiamo fare. E quindi il ragazzo, beh, per lui sarà la prossima volta. Non è che il genitore si è posto il problema prima di fare il check-in comunque a casa tranquillamente, che magari poteva passare in comune piuttosto che in qualche ufficio addetto per aggiornare il documento del figlio. No, lo lasciamo al genitore, sì, lo lasciamo direttamente ai nonni, ma che vuoi che sia? Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
in più che cosa può cambiare nella vita mia. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Abbiamo incontrato i Pooh e adesso è il momento e ci ha traghettati direttamente alla nostra prima pausa Ornella Vanoni. Tra l'altro l'abbiamo incontrata in questa 73esima edizione del Festival di Sanremo a 88 anni, quando è stata invitata dal conduttore e quindi anche il direttore artistico Amadeus, ha accettato con grande piacere. 88 anni, signori e signori, beh, insomma, l'appuntamento Ornella Vanoni, dicevamo che ci ha portati al nostro appuntamento della nostra prima pausa insieme. Stanno arrivando una marea di messaggi nella pagina ufficiale del brand di Tempo Zero, di persone anche e soprattutto di genitori che si chiedono com'è possibile che ci si possa comportare in questa maniera. Ci sono, prima di dare la linea dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto alla nostra testata giornalistica e quindi agli studi milanesi dell'Erua 24orenews.it, ve ne stavamo parlando anche mentre voi ascoltate la nostra musica, anche noi ascoltiamo la nostra musica, con
comunque i vari cameraman, i registi, i fonici, beh, insomma, com'è possibile che il genitore metta al primo posto i propri bisogni invece di quelli eventualmente del figlio? C'è una ricerca a livello psicologico molto importante. Il genitore prima di tutto è un essere umano e prima di tutto il genitore ha il proprio carattere a contraddistinguerlo come essere umano. Se il genitore di base, ora non possiamo saperlo le caratteristiche, anche se insomma queste due notizie ne fanno veramente, la dicono veramente lunga, non possiamo sicuramente giudicare questi genitori perché non li conosciamo a livello psicologico e quindi personalmente, però secondo questo studio psicologico dicevamo che i genitori prima di tutti siamo esseri umani, prima di essere figli, prima di essere fratelli, parenti, genitori, siamo esseri umani. Se abbiamo le nostre caratteristiche forti a livello psicologico, appunto, secondo questo studio, siamo questi. Quindi se di base, ad esempio, che ne so io, un genitore oppure un figlio o un cugino, un parente è egoista piuttosto che altruista, quindi a livello positivo o negativo, di base quello è. Poi si può lavorare sicuramente sul carattere, però insomma, ecco, diciamo che certe volte si esagera, vero Federica al Certalino? Certe volte diciamo che siamo portati leggermente a esagerare. Noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo immediatamente da voi con nuove sonorità d'autore in Tempo Zero Gold. Tempo Zero Gold, l'essenza della musica. Alessandra, queste sono scale di vita. E la vita, forse non l'hai mai conosciuta. Sei già stanca e un orologio batte le sei. E gli esami, lo sai, non finiscono. Alessandra, non basta il tuo profumo di donna per cancellare il sapore dell'amore di sera. Fatto in fretta, affari spenti, un lieve respiro. E gli esami, lo sai, lo sai, non finiscono mai. Vai, Alessandra, un po' impaurita, in una giacca di velluto, nascondevi un porta fortuna e un amore che prende. Segreto nuovo che nessuno può sapere. E domani lui capirà e sarà un giorno vero. E gli esami, lo sai, lo finiscono. Alessandra, tua madre che voleva sapere certe cose, a volte non si possono dire. Ma bugiarda no, è solo un modo per evitare. Ma gli esami, lo sai, mai. Fai, Alessandra, che sei grande, che sei libera e completa, giacca blu stirata, sicura di te stessa. Un amore ogni giorno aspettato ma voluto, fa dimenticare le solite paure. La tua vita per
per te resta l'esame più grande. La tua vita, lo sai, lo sai, lo sai. Estensione vocale veramente importante, e proprio lui ci ha riportati qua in diretta ed è il momento, ed è stato il momento, di Biagio Antonacci. Alessandra, gli esami lo sai non finiscono mai, e tua madre che voleva sapere, perché quei rapporti spesso e volentieri tra genitori e figli, ma certe cose non si possono dire. Biagio Antonacci, dicevamo, ben trovati signore, cosa state combinando, ce lo farete sapere? State pensando a cosa fare e preparare magari per cena, per pranzo? Bene, allora adesso vi voglio smontare un po' questa voglia. Per quale motivo? Perché è arrivata finalmente o sfortunatamente anche nelle tavole degli italiani, che cosa? La farina di grillo. Se ne fa un sacco di parlare, ma in realtà la farina di grillo è un nuovo alimento che viene prodotto utilizzando per l'appunto l'insetto essiccato. La particolarità di questa farina, si legge, che si tratta di un'ottima fonte proteica. Ecco qua, in questo composto di oltre il 65% di proteine. Le proteine delle quali è composta hanno un valore proteico molto elevato. Inoltre questa farina è anche ricca di fibre, di calcio, di ferro, di vitamina B12, sodio e fosforo. Quindi cioè, ce la vogliono veramente vendere bene questa cosa. Però queste sono le sue caratteristiche. Un'informazione che forse non tutti quindi conoscono: la farina di grillo risulta essere anche molto più costosa rispetto alla comune farina di grano che alcuni quindi utilizzeremo all'interno della pasta italiana. Il costo, pensate, di un chilo di farina di grillo è pari a 80 euro rispetto al 2 euro al chilo della farina di frumento, ai 3 euro al chilo della farina di soia, e quindi la quale presenta il contenuto proteico molto simile a quello della farina di grillo. Signori, che cosa state facendo? State controllando le etichette? Allora, le polemiche della farina di grillo all'interno della pasta italiana negli ultimi giorni se ne parla veramente veramente tanto, senza però doverlo indicare in etichetta, non è necessario. Questa notizia in realtà è un'enorme bufala, perché si è speso fiumi e fiumi anche di righe virtuali nei vari social, ma in realtà deve e come se deve essere inserita all'interno delle etichette. Questo perché secondo le leggi italiane una qualsiasi azienda che decide di mettere al mercato i prodotti con questo ingrediente è tenuto a scrivere all'interno dell'etichetta come specifiche all'interno del decreto legge 109 del 92 ed è anche della norma europea 1169 pubblicata nel 2011. I consumatori devono conoscere ciò che stanno mangiando. Bene, al momento nel nostro paese bisogna richiedere l'autorizzazione per poter inserire tale ingrediente all'interno dei propri alimenti. Secondo fonti certe si sa che quindi al momento nel nostro paese è stata solo un'azienda a richiedere tale autorizzazione, Italian Crockett Farm. Si tratta di una realtà italiana al 100% e totalmente biologica, che alleva, pensate, i propri alimenti, e quindi con grandi risultati a livello esclusivamente biologico, con sede nella provincia di Torino. Questo significa che molto probabilmente la prima provincia italiana nella quale verranno commercializzati i prodotti della base di farina di grillo e quindi di insetto sarà proprio appannaggio di questa ditta. Dove potrà essere presente la farina di grillo? La Commissione europea ha quindi stilato un regolamento all'interno del quale sono elencati tutti gli elementi e tutti gli alimenti preparati nella quale è ammessa la farina di grillo. All'interno di questo elenco troviamo anche pane, piuttosto che il vari croquet quindi di questa azienda. Per questo riguarda invece i dolci sono riportati i biscotti integrali e a barrette di cioccolato proteiche. Assieme a questo ci sarà sicuramente anche la pasta, quindi la pasta e le varie miscele per i prodotti da forno. Tra questi ultimi possiamo trovare anche la preparazione preparati di pizza e dolci, cioè teoricamente potremmo trovarlo praticamente ovunque. Non fatevi prendere però dal pane
panico, perché ne abbiamo parlato anche con degli specialisti in Tempo Zero Entourage. Non siamo assolutamente assenti, carissimi ascoltatori, né per quanto concerne i vari insetti. Perché? Per quale motivo? Nelle gomme, non in tutte, dovrete leggerlo effettivamente, soprattutto quelli di colore rosso, piuttosto che i vari integratori, i vari succo di frutta di colore rosso, bene, abbiamo già masticato un sacco di volte e ingerito le coccinelle essiccate per dare appunto il colore rosso all'alimento insieme ai vari ingredienti. Attenzione, c'è chi sostiene tra l'altro che essiccare comunque l'insetto in questo caso sia molto meno dannoso piuttosto che le varie ed eventuali essiccazioni o prodotti chimici. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei rami. Quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai per me. Ed io ti mando amore, il sangue del mio cuore, stai ricercando il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. E quello che mi manca è il mare del silenzio. Sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai. Da canzonissima del 1968 abbiamo ritrovato e rincontrato una giovane Mina con La voce del silenzio. Tempo Zero Gold, musica, pensieri d'autore. Non rimandare ciò che puoi fare oggi. Non rimandare inevitabilmente i tuoi pensieri. Impara a selezionare e capire che la vita non è soltanto un dono, ma è anche uno specchio. È un viaggio meraviglioso. Vivilo, affrontalo, amalo.
fai in modo che il tuo viaggio sia irripetibile. La vita è uno spettacolo che non concede repliche, review. Non ci sono brutte copie. Vivi, ama, assapora, corri, spazia nel tempo. Sii libero, non vivere la vita degli altri per far piacere agli altri, ma soltanto a te stesso, se mai ce ne fosse bisogno. Non rimandare, vivi oggi e non domani. Apri il tuo sentimento, vivi con il cuore aperto finché nei polmoni ci sarà aria. Sii tu il protagonista della tua vita. Impara a decidere cosa puoi rimandare e cosa no. Vivi, ama, sogna. Seneca. Pensieri e parole dei grandi filosofi. Tempo Zero Gold. La vita, la passione, l'essenza che genera tra le note d'autore. Tempo Zero Gold, l'essenza della vita, l'essenza dell'amore, il tocco del silenzio. Simon & Garfunkel, Sound of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound.
silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds Abbiamo selezionato due concerti veramente meravigliosi. E beh, canzonissima, Mina, poi abbiamo fatto un salto in concert in Central Park nel lontano 1982, quando Simon & Garfunkel ci hanno regalato veramente una pietra miliare, un album meraviglioso. Simone Papini se l'è cantata veramente tutta, ma tutta, Sound of Silence, il suono del silenzio. Certe volte il silenzio è talmente sottovalutato, soprattutto in questa generazione 2.0, generazione Z, si parla troppo, si ascolta troppo poco, abbiamo bisogno di parole, dell'eccellenza, dell'immediatezza. Anche i rapporti quando non funzionano basta un click e ci dimentichiamo della persona che abbiamo contattato. C'è molta solitudine e in realtà il silenzio fa veramente bene per riflettere. Sound of Silence, noi l'abbiamo ritrovato da quel lontano 16 febbraio 1982, concert in Central Park. Se avete questo vinile come Simone Papini o la musicassetta, allora avete non soltanto una pietra miliare ma un pezzo d'epoca d'eccezione che sicuramente i nostri ragazzi apprezzano. Un saluto veramente alle testate giornalistiche che parlano di Simone Papini, del brand di Tempo Zero, nella fattispecie di Tempo Zero Gold, selezione musicale d'eccellenza. Un saluto veramente a tutti coloro che mi hanno raggiunto per le interviste. Io sono qua per far ascoltare la nostra, la nostra, la vostra musica migliore. Ci prendiamo la nostra ultima pausa in quest'ultima settimana di febbraio, in quest'ultimo scorcio a livello spazio-temporale, e torniamo immediatamente da voi. Con cosa torniamo? Cioè, volete essere spoilerati? E io vi spoiler ben volentieri. Rimanete con noi perché troveremo un giovanissimo Luca Carboni e Farfallina. A tra pochissimo. Tempo Zero Gold, l'essenza della musica sulla tua frequenza nazionale preferita.
Un fiore in bocca può servire, non ci giurerei, ma dove voli, farfallina, non vedi che sono qui, come un fiore, come un prato, fossi in te mi appoggerei, per raccontarmi, per esempio, come vivi tu. Potresti dirmi, sorellina, in cosa credi tu? Cosa speri? Cosa sogni? Da grande che farai se ti blocchi contro il vento, lo spingi più che puoi. Che paura certe notti ti senti sola, ma così sola da non poterne più. Se hai bisogno d'affetto, se ne hai bisogno come me. Se hai bisogno d'affetto, di qualcosa che non c'è. Gioia e dolore, che differenza c'è? Vuoi dei figli, sì dei figli, o non ci pensi mai? Il sesso è un problema, oppure no? Sembri libera e felice. A volte piangi un po'. Si dice in giro, farfallina, che tu l'anima non l'hai. E come fai, piccolina, a dire sì o no? Pensare che sia pazzo se sto a parlare con te, è che sono solo sorellina, così troppo solo. Ho bisogno d'affetto, però ci tienimi con te. Ho bisogno d'affetto, ho bisogno anche di te. Ho bisogno d'amore e di qualcosa che non c'è. Ho bisogno d'affetto. Ho bisogno d'amore. We'll be right back.
Che cos'è che ci spaventa? Che cos'è che ci fa paura? È la solitudine. È la paura di non essere accettati e apprezzati dal prossimo. Che cos'è che ci fa male? Che cos'è che ci dà stanchezza? È l'assenza, persino certe volte, di noi stessi e dei pensieri, degli affetti a noi cari, ai quali troppo spesso ci aggrappiamo. Che cos'è che ci rende inquieti? L'inquietudine che ci fa vivere, l'inquietudine che ci fa vibrare fino a dimenticare certe volte chi siamo. L'essenza della vita, la paura di essa, tentare di controllare la nostra vita e quella degli altri, perché fa troppa paura persino a noi. L'inconsapevolezza e quest'inquietudine che ci portiamo dentro ci spaventa troppo. È la vita, è l'essenza, è quel viaggio fluttuoso che vive lentamente fino a farci dimenticare spesso e volentieri, certe volte, quando arriva la notte, ricordandoci chi siamo, spaventandoci fino nel profondo. Tempo Zero Gold, i vostri pensieri, le vostre parole, qui in onda con noi. Continua a lasciare le tue righe virtuali al 37 11 20 21 03 e nei nostri social. Le tue pagine sono i nostri diario, per rimanere sempre più in contatto insieme.